Ciao, hi everyone. Today we're going to paint something very typical of Halloween. Oggi dipingeremo una cosa molto in tema con la giornata di oggi, che noi non festeggiamo, che è questa piccola questa piccola scena con un cammino può tranquillamente diventare anche una, come dire, una scena poi natalizia, chiedendo la zitta, aspettiamo che qualcuno si colleghi, poi partiamo direttamente con il disegno. Oggi partiamo veramente da zero. Even if you're not interested in Halloween, you can use this small image also as a Christmas card, for example, just by omitting the part of Jack of the Lantern. And anyway, it's a good exercise on how to paint lights, especially sources of light like fireplace or candles. And it is a good exercise also to understand the tone values and dark and lights. Noi diciamo un buon esercizio per imparare a dipingere anche le zone di ombra e di luce. Portiamo anche la parte secondina. Allora, mentre che arriva qualcuno, incominciamo, partiamo, disegniamo il nostro cammino. Eccoci. Allora, il nostro cammino è in posizione centrale. So let's start with the drawing. Let's start with the fireplace, which is more or less in a central position. And Possiamo pensare che arrivi più o meno qui. Prendiamo la cammino, sarà qua. Della trave.
tenere un attimo il nostro tappeto. Sono un pochino più grande, sono troppo, sono troppo piccoli. E possiamo aiutarci Allora, benvenuti, ben arrivati. Scusate l'inconveniente, c'è stato un piccolo errore. Era rimasta in questa... Non ce la possiamo fare. Una giornata dove sono un sacco di oggetti pochi e scherzetti molto da parte della tecnologia. So, hi everyone. I'm so sorry. There was something wrong with the transmission. Anyway, now I should have fixed everything. Today it's not a very good day for technology. Vediamo che arrivi qualcuno, io stavo incominciando a fare il disegno ma non mi sono accorta che in realtà non ero online, so I thought to make the drawing but I didn't realize I was online and so we'll do everything from scratch from the very beginning. So let's start from the very beginning. We'll do everything together again from the very beginning. Ripetiamo e facciamo tutto da capo. Dall'inizio. Allora, abbiamo detto che faremo questo piccolo sketch di questo cammino così, molto autunnale, ma è un'illustrazione che al di là della tuta di Halloween possiamo poi utilizzare anche per un'immagine natalizia, per esempio. So today we are going to paint a fireplace, but even if I put in here a jack-o'-lantern, we can use it also for a Christmas card, for example, just by omitting it. It's a study on contrast and values, and it's nice to paint lights like the fireplace or the candles. E' qualcosa che appunto possiamo utilizzare anche per imparare a dipingere le candele, le luci del cammino, e ci può essere così, insomma, di aiuto. Allora, adesso aspettiamo se arriva qualcuno, perché purtroppo c'è stato questo piccolo inconveniente. E intanto cominciamo, facciamo il disegno da capo. Io prendo la mia matita e incomincio a segnare lo spazio per il mio cammino, che sarà più o meno qui. E come punto di fuga mi segno un punto più o meno qua, so this is the one of the vanishing point, and I'm trying to draw once again my fireplace. It
of that. So we have another dimension from here. And yes. Okay. And get something here. So more or less a half second level. And in theory, I'll just come in off in a spot. Allora, potete anche utilizzare il righello, io non lo sto usando, ma cioè, potete, per fare un lavoro più preciso, ce la potete anche usare. So, if you want, you can use a ruler to draw lines in the correct, I'm not using that, but it's a matter of, a habit. This is what I do, but you can use it to have a more precise drawing. Allora, io non lo sto usando, ma ripeto, se preferite potete tranquillamente utilizzarlo. È solo proprio una questione di abitudine. Possiamo mettere sullo scaffale degli oggetti, oppure in some books. Kind of two books. Okay, books. Perfect, let's go for this. Put in another pattern, but you can put in whatever else you want. Ci mettiamo un'altra tuta, ma potete metterci dentro, poi potete inserire qualunque progetto vi piaccia. Candela, la candela. And the fireplace, maybe picture. What we'll go for? The theater.
alla pavimento, in capo wood, capo floor. Okay. E adesso, visto che abbiamo finito, cancelliamo le linee che sono un po' più spesse. E procediamo. Allora, i colori. So for the colors we have a base made of yellow ochre or rose sienna. Then we have burnt sienna. And a very dark shade, which is made from banded brown and pearl and violet, so a cup of nothing, and a hint of indigo. Allora abbiamo giallo ocra oppure paravissina naturale con un po' di paravissina bruciata e della lavorellina, e il valore più scuro che è dato da una miscela di bruno van dit e un pochino di indigo di oltre il mare e un pochino di violetto di perivene o di caput mortem in ogni caso. Ok, adesso questo pennello, questa cura di colore lo teniamo da una parte, bagniamo il foglio. Facendo attenzione a lasciare asciutte le parti attorno alle candele per essere ambiente. E poi anche tutto il resto. E anche attorno al cammino. So, don't you wear everything except the areas around the flame of the two candles and around the flame of the fireplace. Because they want to put in an under tint, very light under tint. Yeah, light. And around the pumpkin as well. And the beautiful, so yeah.
tanto asciugando si schiarisce, torneremo sopra poi un secondo minuto. Allora, mi raccomando, attenzione a lasciare bianca l'area attorno alle candele. Torno al cammino. Un attimo più chiaro. Ok. Eccoci qua. Trasformiamo background. Adesso la candela. Anyways, as I was saying before, when it dries, it will be paler, so don't be afraid of going too dark a certain amount. Mi raccomando, non abbiate paura di mettere giù il colore troppo scuro, perché tanto poi asciugando diventa chiaro. Fate attenzione a conservare la luce. Adesso mettiamo giù più del tappeto, userò dell'indigo, so for the carpet. All the blanket, whatever you like. I'm using indigo. You can use a ultramarine color that you like. Okay. So this is really wet. È ancora molto molto bagnata. Just a bit of light. Si sente. Cercate di mantenere chiara l'area centrale e il resto invece. Sarà ovviamente più scuro. Cerchiamo di pulire la zona dove il colore è diffuso, anche se noi non lo vogliamo.
because we are alive, you can do hair dryer, which is something that you don't need to do, but just for the sake of the fact that we are alive and we can't wait, I will do that to keep things up. Allora adesso no, andrò ad asciugarlo con il phon, che è una cosa che voi però a casa se lo fate da soli non dovete fare, ma dovete aspettare che si asciughi da solo, perché in questo modo si mantiene il colore, diciamo, diventa più vivo, si smorza, quindi invece accade quando andiamo ad asciugarlo con il phon. This is the first wash, and I will dry that just to speed things up, but and then I'll come back to you in a few seconds with the color, and we can go on. So that's for a few seconds. But here we are again. Now it is fully dry. And as you can see, we have to go back with our details. So I hope you have a very fine brush. I have a number two brush. And let's go. Let's start with the fireplace. But this second part is almost all wet and dry. Questa seconda parte con tutta bagnato su asciutto è una parte in cui andiamo a inserire i vari dettagli per prima una volta partendo dal camino, ed è una parte, diciamo, più dedicata all'inserimento degli elementi strutturali. Le parti che abbiamo lasciato, come vedete, io qua sto sempre usando una terra di Siena. La mia terra di Siena che sto usando in questo momento è una terra di Renaissance Forza, che è molto calda come una terra di Siena naturale. Potete usare una terra di Siena con un pochino di, c'è una terra di Siena bruciata al suo posto. Allora, cominciamo a inserire un pochino di... Io ho uno che è un stile di grey, ma è un marrone molto chiaro, lo potete usare tranquillamente in una miscela fatta con glico d'altro. Terra di Siena bruciata. So I'm using a medium brown, but if you need something really
might also be about, let's say, poetry and what else? Fiction, I think. Now I'm going to find it down. Adesso faccio una parte più scura, non devo dire nulla. Now we're putting the stones. Allora, per le pietre ci servirà anche un altro colore che io faccio con dell'indigo e della terra di siena bruciata. So I'm mixing indigo or ultimately French if you use wheat and siena. So about a very gray color. We shall be useful for the crevices, but also for the darkest. Allora, dovremmo uscire sia per le pietre che per le venature. Qua mi sfidano i colori, possiamo usare del giallo ocra, possiamo usare della terra di siena naturale, della terra di siena lucciata. Allora, mixing color di questo stone, so I'm gonna define color you can use the color you like. I'm using green siena, yellow ochre, raw siena. You just mix them and have them put it together. There's not a right or wrong color for the stones, for you, whatever you like, whatever you feel more to use. Andando in avanti ritenendo le pietre più o meno come vi ho detto. La nostra miscela scura, scura, scura.
orange color that you like. As I said before, the pumpkin is not something you really need to paint. You can go without that. I'm using it as a Christmas card, this one. Quindi avete prima fatto un po' la zucca, non è un elemento fondamentale. Potete anche non dipingerla, usare quel biglietto come biglietto natalizio. Quando ha perso la luce, torna una tutta verso la rinfiamma. We lost the bit of light. Now the pumpkin. Now changing up in there again. Let's let this area again. There is another car. I want that to be darker. And I'm applying again on the ground. I'm going to passare più scura dal bagno e li applico di nuovo. Possiamo mettere un po' di terra di sena bruciata, un po' di patrick mortem, se non vai adesso il patrick mortem non lo fa non scoda, o maybe 20 millilitri, that's too much, non ti do stupo. Sono troppo, viene scritto un drone la vita. Vedete che viene di tanti strani. And that's merge the color all together. Lasciamo che il colore sia messo tutto insieme. Ok? Same thing on this side, questa cosa anche da quest'altra parte. And that type of more thing we probably would have.
pietre. Beautiful. Just you have to be patient and to add in details once at a time. Non è difficile di per sé questa acquarella, bisogna solo avere la pazienza di non farlo a coltivare i dettagli di una volta, aspettare che si asciughi, trovare un'altra area di lavorare asciugando. Avanti. Allora, adesso cominciamo dal camino. Let's check the fireplace. Okay. Blue light. Yellow. Sicuramente il giallo, io sto usando anche un po' di, oltre al giallo, di carne chiaro o all'aureolina, per usare un po' di domagrutta. I'm using also double hue, not only aureolina or carne chiaro light, and then I use the vermilion or cutting orange, whatever you prefer. Questo mi fa entrare un po' di vermiglione o arancione, insomma, quello che volete. La parte del cammino è molto molto scura. Il colore per evitare le linee nette nella fiamma. Adesso un po' di orange. Facciamo le braccia, usiamo sempre l'arancione per le linee. Iniziamo di marrone.
Adesso prendiamo un pennellino piatto, intanto che asciuga qui intorno, facciamo un po' il pavimento. Allora, vediamo. Mentre del giallo ocra, della... della cara vittima naturale, la città che abbiamo usato. Abbiamo il tecnico che non l'ho asciutto. Possiamo andare asciutto con un po' di marrone chiaro. Marrone più scuro per dare l'idea dei denti, che il pennello deve essere asciutto il pennello. Quindi dovendo le strisce. Ok. Allora, nel momento che qua il nostro sia asciutto, possiamo mettere i mattoncini davanti. Ma quindi fa tanto asciutto. Andiamo avanti con la parte superiore del panino, come sempre. Da un po' delle crepe, una struttura un po' così di polvere per dare un po' di struttura. Potrebbe essere un quadro, per cui lavando la vestura. Per fissare, non fissare. C'è un shelt. Per donare un po' di pezzo di stoffa. Fatto fireplace green, some oranges, some warm color that are contrasting with the light of the candles. Warm color also here. Okay. And not as
one to each direction of the floor. Per quanto riguarda il nostro disegno del caminetto, possiamo fare struttura sulle nostre rocce, forse in perfezione, just want to inside the fireplace with my dad. Allora, sono per il colore questi mattoni. Non so se è anche un po' di colore che le dà, dove ci piace, dove siamo facendo il seguito, no? Cerchiamo di sistemare i libri, ci sono qua sul cammino, li facciamo di un colore che non c'entra niente, di fare un libro. So, I'm going to shuffle the books and the fireplace and the things I'm reading. Another different color that we haven't used yet. Maybe blue. Un nuovo yellow, quindi invece lo farò in giallo. And now it's time for the candles. Adesso facciamo anche le candles.
Il pavimento. Che il nostro acquerello è finito. Perché appunto potete aggiungere tutti i dettagli che volete, ma ormai siamo veramente arrivati alla fine. Sono scuro un pochino per aumentare i dettagli qua. Possiamo mettere giusto un pochino di ombra appena appena qui sotto. L'ombra riferita della mensola. Direi che ci siamo. So we can call that finished. We continue also the shadows, you can go on filling out in as many details if you want, but the main object was to preserve the light of the candles and not the fireplace, so that was my main goal, and I hope you enjoy painting this, or if you, you will try to paint this, please let me know. You can follow me on Instagram or YouTube and subscribe to my channel, and you have Instagram and you try to paint that this technique, so I know I will be very pleased to see your fireplace, even without Jack of the Lantern, and hope you enjoyed it. If you have any questions, please feel free to ask and contact me via YouTube or in direct mail. Allora io vi ringrazio per essere stati con me, potete andare avanti ad aggiungere tutti i dettagli che volete, ma diciamo che l'obiettivo di oggi era cercare di capire come dipingere un camino, quindi come preservare la luce delle candele e del fuoco, potete aggiungere o meno strabutta di alloni, potete seguire il canale di YouTube, sottoscrivendo, attivando la campanella se non l'avete ancora fatto, quindi potete seguire anche via Instagram o YouTube e scusate o Facebook, se provate a rifare l'acquerello potete taggarmi e io condividerò molto volentieri i vostri lavori nelle storie e potremo insomma, condividere anche i vostri elaborati e eventualmente ci sono dei problemi potete scrivermi in DM. E insomma, chiedermi quello che vi sembra più opportuno se ci sono dei dubbi. Io ringrazio tutti per essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima. So thank you so much for being here with me and see you soon. Bye, ciao ciao!